Buongiorno da Giulia Mancinelli e buon lunedì. Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, numerose sono state le iniziative promosse dal questore capocasa. Sono stati attivati servizi di informazione con la campagna permanente della Polizia di Stato Questo non è amore, che a Senigallia si sono svolte presso il centro commerciale Il Maestrale. Dall'inizio dell'anno scolastico, inoltre, la Polizia di Stato è impegnata nelle scuole di ogni ordine e grado per contrastare la violenza di genere. Sono state premiate sabato le fotografie più significative del concorso Uno scatto contro la violenza sulle donne, che ha coinvolto gli studenti delle scuole dell'istruzione secondaria di secondo grado della regione e appassionati di fotografia di tutta Italia. Gli scatti più significativi sono in mostra fino al 10 gennaio presso la Sala Bugatti di Visionaria. Torna a riunirsi giovedì alle 15.30 il Consiglio Comunale di Senigallia. Tre punti all'ordine del giorno figurano il documento unico di programmazione 2024-2026, le modifiche al regolamento del Consiglio delle Donne e una variazione di bilancio. Lo sport, il calcio, dopo tre vittorie e altrettanti pareggi, si interrompe la striscia di risultati positivi della Vigor a Senigallia. Il Fossombrone vince 1-0 il derby con una rete siglata intorno alla mezz'ora del primo tempo. Non basta la reazione rosso-blu con gli uomini di mister Clementi, che ci hanno provato fino alla fine senza riuscire a strappare quantomeno il pareggio. E il basket, la Golden Gas a Senigallia torna invece alla vittoria battendo il Roseto 76-66, un match in cui i biancorossi sono stati bravi prima a dare la spallata, poi a gestire il rientro degli ospiti, sempre pronti a lottare su ogni pallone. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.